sempre vissuto a Viettore Romagnoli, quindi veramente trovo una sensazione speciale a fare una corà in questo municipio. Bene, ci accingiamo a queste elezioni europee, per noi è un appuntamento importantissimo, molto più importante, come dire, sono elezioni per noi che hanno anche un valore nazionale, e infatti vediamo che in queste elezioni il PD, pur di vincere, sta facendo un gioco veramente indegno. Questa mancia di 80 euro è veramente, penso, la mossa elettorale più biega che si sia mai visto. Neanche il migliore o il peggiore Berlusconi sarebbe arrivato a tanto. Probabilmente alla fine vedremo anche che arriveranno novità sul salario accessorio e magari ci metteranno anche un set di pentole pur di convincere gli elettori. Non vi dovete assolutamente far abbindolare da questa mossa, che, ripeto, è una mossa indegna, ma soprattutto non è coerente. Non è coerente, uno, per i rilievi che sono già stati fatti al Senato, ma soprattutto perché anche a livello nazionale alcune tasse sono aumentate. Ad esempio sono aumentate le accise sui carburanti, ad esempio sono aumentate le tasse sui conti correnti, sono aumentate le tasse sulle rendite finanziarie. Quindi si prende da una parte, si dà da una parte, ma si riprende dall'altra. Ma soprattutto, a questo proposito, voglio dirvi quello che sta succedendo in Assemblea Capitolina con questo bilancio indegno che sta approvando questo sindaco Marino, che oltre a prendere 315 milioni sul Salva Roma per il 2013, gentile regalo perché altrimenti non avrebbe chiuso quel bilancio, ed oltre a prendere 280 milioni sempre dal Salva Roma su questo bilancio 2014 che altrimenti ugualmente non avrebbe chiuso, che cosa fa? Ci mette 250 milioni di nuove tasse. Ora, non ci vuole un genio per capire che, dividendo questo importo per il numero di romani, per il numero di tutti i romani, fa praticamente 100 euro per ogni cittadino. Quindi non solo quelli che, non so se ce ne sono tra voi che prenderanno questi 80 euro, 90 milioni sono di aumento di tasse da 2 a 2,5 per mille, 50 milioni sono di tassa di soggiorno, i restanti sono per aumenti di tariffe, di ZTL, di COSAP, quindi ci prendono letteralmente in giro. Inoltre, questo sindaco che cosa fa? Fa come un conte in rovina, vale a dire si vende i beni immobili. Si vende i beni immobili per il valore di 247 milioni, quindi si vendono 600 beni che appartengono a tutti noi soltanto ed esclusivamente per far cassa. E poi che cosa si fa? Non so se tra voi ci sono dei dipendenti del comune, ma praticamente si va a rimediare 6 milioni, anziché tagliare gli sprechi dell'amministrazione, anziché tagliare lo staff del sindaco, perché questo sindaco si è fatto uno staff da 5 milioni, oppure nel comune abbiamo un'avvocatura, 23 avvocati che costano a ognuno di noi 6 milioni e 600 mila euro, quindi anziché tagliare questo si taglia il salario accessorio dei dipendenti del comune di Roma, quindi tutto questo per cosa? Per avere 6 milioni al mese. Questo significa tagliare il salario di persone che guadagnano 1.350-1.400 euro di 300 euro. Questo significa praticamente ridurre queste persone in uno stato di povertà. Noi siamo andati alle loro manifestazioni, c'è gente che non riesce a pagare il mutuo, gente che non riesce a pagare l'asilo nido. Tutto questo perché? E qua vengo al punto, perché poi è il punto principale, è il punto per cui non bisogna avere fiducia in queste persone, il punto per cui, come dice sempre Beppe, queste persone non sono credibili. Questo perché nel comune di Roma non si è fatta, a differenza di quello che dice il nostro sindaco, non si è fatta alcuna revisione della spesa. La centrale unica degli acquisti, che lui si va già a vendere in TV, non è stata neppure abbozzata, sono arrivate a malapena due bozze, diciamo, di delibere nella commissione bilancio. Le società municipalizzate continuano a sperperare, costano al comune di Roma, costano a noi 1 miliardo e 600 milioni l'anno. Ci sono società come Pharmacap, una società che con 44 farmacie, come quella che vedete lì, perde 15 milioni di euro. Voi mi dovete spiegare come è stato possibile in 2 anni con 44 farmacie perdere 15 milioni di euro. C'è Assicurazioni di Roma, un'altra di queste società, solo per citarvene qualcuna, che ha sì i bilanci inutile, ma si porta a bilancio 55 milioni di euro
su cui sono già stati fatti dei rilievi non da parte nostra ma dell'IVAS, dell'autorità di vigilanza, 55 milioni di euro per polizze emesse in copertura e non riscosse, come se voi andate dal vostro assicuratore, vi dà il bollino dell'assicurazione e voi non glielo pagate. C'è ATAC, una società che è stata gestita malissimo, una società che è stata gestita in maniera clientelare, facendo entrare un numero enorme di persone. Oggi è una società che ha 12.000 dipendenti, di cui soltanto 5.800 autisti, cioè gli autisti sono meno della metà del personale. E questo è un rapporto sbagliatissimo. Qualsiasi società di trasporto normalmente sta in rapporto 1 a 20 e qua continuiamo ad avere un numero enorme di dirigenti, 100 dirigenti che prendono 15 milioni di euro all'anno con dei bonus legati a criteri ridicoli per alcune società municipalizzate, è la puntualità, come se arrivare puntuali anziché essere un obbligo contrattuale fosse un motivo di vanto, un motivo per ottenere dei bonus. Vengono dati dei super minimi a pioggia, dei premi, delle una tantum a pioggia al personale. Questo non posso andare, vado? A due minuti, ok, vanno veramente 200 milioni all'anno negli ultimi 4 anni, una società in cui c'è un'evasione sulla biglietteria pari ad oltre il 40%, ATAC incassa 280 milioni all'anno, laddove si calcola che abbia un carico di passeggeri di 1 miliardo di passeggeri all'anno, dovrebbe incassare almeno 140-150 milioni in più. Recuperare l'evasione significherebbe risolvere praticamente i problemi di bilancio di ATAC. C'è una nostra mozione passata con cui chiedevamo e impegnavamo sindaco e giunta a mettere 300 circa di questi amministrativi in eccesso che ci sono in ATAC a fare i controlli sui mezzi proprio per recuperare l'evasione. Nonostante il sindaco se la sia venduta e quindi abbiamo letto sui giornali che questo è stato fatto, in realtà non è stato fatto. Proprio oggi ero sul 60, visto che noi i mezzi pubblici li prendiamo, ho incontrato una delle persone che facevano controlli e sono sempre soltanto 50, quindi abbiamo 50 controllori su una società di 12.000 dipendenti con oltre 3.000 mezzi. Tutto questo per dirvi cosa? Vi ho soltanto sciorinato alcuni numeri, ma potrei dirvene altri. Il comune paga 100 milioni di euro all'anno per fitti passivi, soltanto 15 milioni di euro all'anno per 2 immobili, praticamente sono affittati a più di 30 euro al metro quadro mese, roba che se prendiamo un appartamento di 100 metri quadri non lo affittiamo a 3.000 euro, quelli sono 17.000 e 21.000 metri quadri, il costo marginale si dovrebbe ridurre. Anche in quel caso abbiamo fatto una mozione passata ma rimane inapplicata. Tutto questo per dirvi cosa? Che di fronte a questo, di fronte agli sprechi, la politica ha le mani legate, i partiti hanno le mani legate. Solo una considerazione su questo punto: noi quattro siamo entrati in consiglio comunale spendendo per la campagna elettorale qualche centinaio di euro. Ora ci sono alcuni consiglieri che hanno speso il limite massimo, vale a dire 144.000 euro. Ci sono alcuni candidati sindaci che hanno nettamente sforato il milione di euro. Tutto questo per diventare cosa? Consiglieri comunali che, stando come dire, ai conti effettivi, quelli che noi vediamo, agli accrediti che ci vengono fatti, percepiscono 2.440 euro lordi mese. Questo significa che neanche in 5 anni, a un malapena in 5 anni, arrivano a conseguire 144.000 euro lordi. Allora questo ci porta alla considerazione: o queste persone hanno una passione politica tale per cui possono investire con spirito di liberalità queste somme, oppure dobbiamo trarne altre conseguenze che questi partiti, che questi politici non sono credibili. Dobbiamo necessariamente, inevitabilmente mandarli tutti a casa, mettere persone pulite all'interno delle istituzioni come Massimo e Simone che avete sentito prima e amministrare correttamente e con trasparenza la cosa pubblica, e vinciamo noi. Ciao. Grazie Marcello.